Luca Lodi era un grandissimo gol! Numero! Mamma che gol! Mattiano da Stefano, Mattia, com'è andato questo primo tempo? È andato male. Ma... quanto state? Siamo 0-0, la partita è veramente brutta, fa freddo. Non riuscite proprio a giocare. Non sappiamo che dobbiamo fare. E parlo da capitano della squadra. Persona interna, non sappiamo che fa. La palla sulla linea e nessuno la butta dentro. Non lo so. Vale bucate. Ragazzi, io direi di. Sì, vogliamo qualcosa. Comunque, qualcosa da cambiare? Qualcosa da cambiare, non lo so. Dai, grazie Mattia. Sicuramente il portiere che troppo. Ma Dario, sei scassato. Aiuto! Però dai, se era per Dario state 3-0 perdendo. Quasi una cosa, è difficile, fa freddo. Posso dire una cosa? Aiu, cazzi, ma Dario, falli tu i campi. Come ti chiami? Elio Vittorini, siamo in compagnia dei migliori dei suoi, la pasta Nicolò e migliore in campo San Mataro. Partiamo prima da via degli sconfitti. Lombardi Dario non hanno portato il gol. Comunque le ambizioni di questa Nocerina? Vedremo in futuro le squadre che ci capiteranno nei gironi e tenteremo di vincere la prossima. Ok, bocca al lupo, ci vediamo alla prossima. Arrivederci. Andiamo dal migliore in campo, Stefano Giammarco. Buon esordio nella prima partita. Vabbè, diciamo che potevamo giocare sicuramente meglio e soprattutto il primo tempo abbiamo costruito poco, abbiamo tirato poco, però nel secondo tempo ci siamo riparti alla grande e abbiamo saputo trasformare la maggior parte delle occasioni che abbiamo avuto. Sì, infatti un primo tempo abbastanza sottotono da parte vostra, soprattutto a livello fisico. Ma anche complessivamente, anche valutando il secondo tempo, non abbiamo giocato al meglio e tenteremo di fare molto meglio la prossima partita. Ok, abbiamo le condizioni di questo maledetto. Anche cerchiamo di vincere. Abbiamo l'obiettivo di vincere tutte le nuove partite. E l'ultima cosa che vogliamo dedicare questo gol e questa importantissima vittoria? Vabbè, sicuramente alla squadra per il lavoro che ha fatto, per il secondo tempo in cui ha mostrato l'impegno. A Simone, sperando che dalla prossima partita Marezza ci aiuti. Ciao. Ancora di più. E al portiere che oggi ci ha salvato nella maggior parte delle occasioni. Ok, bocca al lupo, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.